Il NEM. C'è chi lo chiama NEM, c'è chi lo chiama NIM, c'è chi lo legge in inglese, chi in francese, chi in latino, di ognuno lo legge come vuole, ma chiamala come vuoi, sempre cucuzza è. Dalle mie parti si dice in questa maniera. Aspettate che sono seduto malissimo. Allora, io vi parlerò del NEM, della linea I semplici di Phytophilos. L'inci del NEM è questo qua. Non è sempre la stessa specie di pianta, alcuni ne utilizzano un'altra. La parte utilizzata è la foglia, sì, esattamente la foglia. Allora, il NEM è un'erbetta, questa è micronizzata molto bene, quindi è comoda anche nella stesura, che si può utilizzare sia sul viso che su capelli. Adesso vi leggo magari qualche dettaglio che c'è anche qui in descrizione. Allora, nasce nell'India e nella Birmania. Vediamo se c'è qualche... Allora, è un antiparassitario naturale, può essere impiegato sulla persona ma anche sull'ambiente. Neutralizza i parassiti come acari, pidocchi, sia allo stadio larvale che di uova. È possibile utilizzarlo anche in agricoltura come antiparassitario di insetticida naturale per le piante. È utile anche per le zanzare perché le allontana ed è considerata adatta sia alla cura dei capelli che della pelle. E poi altri dettagli. Qua sotto ci sono i consigli d'uso, ma poi vi dirò i miei. Allora, perché cos'è utile? Per il viso è utile per una regolazione, diciamo, delle ghiandole sebacee. Se avete la pelle grassa, questa erbetta vi può essere molto utile, anche, diciamo, utilizzata insieme all'amla. Secondo me è un'accorpata perfetta anche insieme al sandalo. In genere si utilizza da solo, preparandolo solo con acqua calda, si applica subito, fate una pastella non troppo densa, altrimenti si asciuga facilmente sul viso, e tenetela, diciamo, non più di 5-8 minuti, dice, perché è veramente molto forte come pianta, essendo un antiparassitario, credo sia anche un antibatterico, quindi è bene diciamo usarlo con prudenza. E quando risciacquerete, comunque noterete che avrete il viso più pulito. È utile anche per combattere l'acne, per contrastare l'acne, i brufoli, i punti neri. Sicuramente, diciamo che è un'erbetta di quelle pulenti in maniera intensa, per cui può essere utile in questa maniera. E per il viso io la uso in questa maniera, semplicemente mischiata all'acqua calda, e la tengo in posa massimo 7-8 minuti. Per i capelli e per la cute è la stessa cosa, praticamente serve per intanto per irrobustire il fusto, perché tende a rinforzare i capelli, e poi è utile per contrastare l'eccessiva produzione sebacea delle nostre ghiandole. Quindi anche in questo caso se avete la cute grassa, i capelli grassi, con questa erbetta vi potete sicuramente aiutare. Sui capelli come la utilizzo? La utilizzo o da sola o insieme all'amla, mischiata semplicemente con l'acqua e tenuta in posa non più di 30-40 minuti, perché poi diventa eccessivo, anche perché sulla cute, dico, cioè è meglio spalmarla sulla cute che sui capelli, ecco, ha più utilità secondo me sulla cute in questo caso. Oppure la utilizzo mischiata ad altre erbette nelle miscele, per esempio anche se fate l'ennè, questa ce la potete aggiungere, magari un cucchiaino, male non fa. Il risciacquo direi di fare uno shampoo, anche delicato, ma fatelo per mandare via tutti i residui delle erbe. Come consiglio sempre, vi consiglio di lavare i capelli in ogni caso, perché è un consiglio che vi do sempre: fate una detersione anche leggera, però i tensioattivi vi aiutano comunque a fare scaricare tutti i residui. Non è un'erbetta, diciamo, da utilizzare spessissimo, perché è molto molto potente. Utilizzatela, io consiglio magari una volta al mese, se proprio avete delle necessità magari di pelle o capelli grassi, o anche la cute grassa. Non ha potere tintorio, quindi la potete utilizzare tranquillamente, anche credo sui capelli decolorati. Dico, non ci metto la mano sul fuoco, lo sapete bene, ma
perché queste cose sono imprevedibili, ma comunque non avendo un potere d'intorio, dico, potete stare abbastanza tranquilli. Per il resto qua i modi d'uso, come modo d'uso consiglio di miscelare la quantità con acqua calda, applicarlo sul cuoio capelluto, radice e lunghezze, di coprire, la stessa cosa che vi ho detto io praticamente, risciacquare per non lasciare residui, ripristina il giusto equilibrio lipidico per il trattamento di acne e comedoni. Utilizzatela con cautela, ecco, quindi fate attenzione, no? Mischiatela anche con altre erbette, diciamo, per avere un risultato un po' più leggero, e sicuramente male non vi fa. Ditemi voi ovviamente se la utilizzate e in che maniera la utilizzate, e c'è chi la usa anche per le piante, la spruzza sulle piante come antiparassitare, è sempre una cosa utile. C'è l'olio di neem che fa una puzza pazzesca, ma non è il caso dell'erbetta, perché questa proprio ha un odore completamente differente. Io vi ringrazio e ci rivedremo presto.